Un saluto a tutte le persone che si apprestano a seguire questo webinar. Io sono Carlo Piantoni, sono responsabile dell'area Ambiente, Territorio ed Educazione di Fondazione Cogema ETS. Ci troviamo qui in questa occasione nell'ambito della nona edizione del Festival Carta della Terra, che dopo un viaggio attorno ai quattro elementi nelle ultime edizioni, quindi terra, aria, fuoco e acqua, torna in qualche modo alle origini, lavorando proprio sui pilastri del documento della Carta della Terra. Ecco allora che il nostro festival affronta in questa nuova edizione il macro tema della biodiversità tra vita e cultura, riprendendo un po' anche il titolo di questa nostra edizione. Una biodiversità intesa chiaramente nella sua accezione più ampia, dalla natura a quella identitaria delle comunità locali, con cui Fondazione collabora assiduamente, dentro o all'interno di un processo di responsabilità interdipendente e globale, chiaramente. Attraverso il webinar di oggi, ci siamo posti l'obiettivo di avviare una riflessione su un tema particolare, ma anche molto discusso, che è la comunicazione della sostenibilità, quale modo efficace per tutelare e valorizzare proprio la biodiversità. Per affrontare questo argomento, la nostra fondazione ha deciso di coinvolgere alcuni attori legati al territorio della provincia di Brescia, ma non solo, come sempre, e per provare ad avere in questo modo uno scenario il più possibile ampio ed esaustivo. Dunque, sono qui con noi, nell'ordine poi in cui interverranno, Osvaldo Negra, zoologo del Museo delle Scienze di Trento, Francesco Natalini, dottor agronomo di Acque Bresciane, e Nicola Della Torre, che è appunto il direttore delle torbiere del Sebino. Benvenuti a tutti. Senza particolari indugi, ma entrando subito nel focus del nostro dibattito, inizierei appunto a coinvolgervi, prima chiedendovi una vostra breve presentazione, per poi avere da voi una riflessione rispetto ad un tema che è piuttosto dibattuto e che è stato dibattuto anche con particolare attenzione negli ultimi mesi, ma non solo, e che in qualche modo ha riguardato proprio il tema della comunicazione rispetto al macro tema ambientale. Lo scorso 27 febbraio, infatti, anche nel bel mezzo, insomma, di quella che è stata rinominata la protesta dei trattori, l'Europarlamento ha dato il via libera alla prima legge europea sul ripristino della natura. In attesa chiaramente dell'ok definitivo del Consiglio, tra l'altro è stato ripreso anche in questi giorni nei temi del G7, volevo chiedervi che opinione vi siete fatti in merito a questa prima legge appunto dedicata al ripristino della natura. Osvaldo, lascerei la parola a te. Hai l'audio da attivare? Perfetto. Da un certo punto di vista mi verrebbe di dire che il fatto che in seno al Parlamento europeo si sia arrivati a proporre, a portare avanti, ad arrivare quasi alla chiusura, purtroppo non siamo arrivati alla chiusura di una Natural Restoration Law, rappresenta un po' il successo della comunicazione, nel senso che finalmente il percolato di tutto quanto viene prodotto in termini di conoscenza sulla biodiversità e sulla sua perdita a livello planetario, che riguarda l'Europa come ogni altro continente, in particolare l'Europa, in virtù dei suoi elevati livelli di antropizzazione,
finalmente raggiunge il decisore politico, finalmente raggiunge chi determina poi gli interventi sul territorio funzionali alla conservazione o meno funzionali alla conservazione della biodiversità. Da un certo punto di vista è come se finalmente quest'idea ormai consolidata che tre dei nove limiti di Rockstrom siano stati abbondantemente superati in termini di capacità di resilienza planetaria, e dentro questi limiti ci sta la perdita di biodiversità, ci sta la crisi climatica, ci sta l'utilizzo o l'abuso nell'utilizzo del suolo. Chiaramente, se il percolato di questo tipo di conoscenza, consolidata da un punto di vista scientifico, sia arrivato appunto in sede decisionale. Da un certo punto di vista, però, il fatto che l'iter di questa Natural Restoration Law sia estremamente difficile, sia estremamente sofferto, e la legge stessa avanzi in virtù di continui rimaneggiamenti che ne indeboliscono il potere operativo e evidentemente anche la capacità di conservazione della biodiversità, testimonia che noi siamo psicologicamente, mi verrebbe da dire, ancora dentro la trappola mentale dell'agricoltore neolitico, che ha sancito una sorta di opposizione spazio umano uguale spazio coltivato, spazio abitato a spazio naturale. Per cui molta dell'opposizione che abbiamo visto a questo tipo di all'iter legislativo della Natural Restoration Law è l'opposizione per cui si afferma che destinare a finalità non produttive parte del terreno agricolo sia in qualche modo erodere il potenziale produttivo di un paese o di un'area geografica, senza rendersi conto che chiaramente l'agricoltura è parte dei nostri sistemi di produzione degli strumenti del sostentamento, è un'inevitabile parte, lo è da migliaia di anni, però è un utilizzo di una risorsa comune, ovvero sia il territorio. Di una risorsa comune e condivisa. E evidentemente, se vogliamo parlare di sostenibilità o di approccio sostenibile all'agricoltura, l'unico tipo di evoluzione che possiamo dare è evidentemente il passaggio da una idea di contrapposizione del mondo agricolo al mondo naturale a un'idea del mondo agricolo come utilizzo di un territorio che è sede di ecosistemi, che è un territorio condiviso con moltissime altre specie, un utilizzo che in virtù delle nostre conoscenze dovrebbe essere auspicabilmente non solo per la conservazione delle altre specie, anche per una vivibilità nostra futura, il più possibile compatibile con la presenza di altri organismi. Quindi sì. Possiamo dire, da un certo punto di vista, di sicuro plauso al fatto che l'attenzione a questo tipo di argomenti sia arrivato al vertice della Comunità Europea, perplessità per la difficoltà che l'iter legislativo ancora mostra di avere. Chiaro, e tra l'altro rispetto a questo Osvaldo poneva appunto una grande attenzione al tema agricolo e quando si parla di agricoltura, secondo me, non si può poi non tenere in considerazione, oltre all'aspetto del suolo, anche la parte legata all'acqua e quindi lascerei Ovviamente poi all'utilizzo. a Francesco un'osservazione rispetto a questo, visto il suo ruolo poi in acque bresciane. Buongiorno a tutti, sono appunto Francesco Natalini, faccio parte di Acque Bresciane e ringrazio naturalmente tutti quanti presenti per l'argomento di oggi, appunto che si parla di biodiversità e cogliamo una grande opportunità parlando proprio di questo. Con biodiversità intendiamo anche in senso più lato un po' più vasto, la vita presente nel nostro pianeta, come appunto è sottinteso, ed è qualcosa di estremamente importante. Abbiamo uno stato globale, come appunto ha anticipato Osvaldo, di un pianeta che non gode di buona salute. Abbiamo una buona parte delle terre emerse che è stata direttamente influenzata dall'attività antropica, quasi se non oltre il 50%. E anche lì, diciamo, le riserve marine risultano pesantemente sfruttate per una buona parte, intorno al 20% se non di più, e un'altra parte, un 40%, risulta al limite dello sfruttamento. Quindi siamo arrivati in un momento in cui è imperativo agire. E
lo vediamo anche con l'evoluzione delle normative, in questo caso prendo ad esempio le principali pietre miliari a livello europeo, quindi partiamo dalla direttiva uccelli che è finalizzata alla protezione di naturalmente uccelli e dei loro habitat, per poi arrivare alla direttiva habitat stessa che va a tutelare l'habitat, quindi un ambiente che ospita diverse specie. Per poi approdare alla Nature Restoration Law, dove appunto oggi a livello europeo non abbiamo degli ecosistemi che godono di ottima salute, quasi se non l'80% circa sono in uno stato non soddisfacente. E diciamo, l'intenzione sarebbe quella di ripristinare parte di questi ecosistemi degradati. Di invertire questo trend di degradazione dovuta appunto alle pressioni antropiche e permettere con una serie di misure che in un primo momento erano piuttosto ambiziose, dovute appunto all'argomento stesso che stiamo parlando, ovvero di biodiversità. Per fare un esempio, la vita nel nostro pianeta non è così diffusa come si pensa, è presente, tutta la vita è concentrata in una fascia piuttosto ristretta del nostro pianeta, la biosfera, che nella sua massima estensione è di circa 20 km, per rendere conto, per fare un paragone con il raggio terrestre, che è di 6.370 circa mila chilometri, possiamo paragonare dove tutta la vita è concentrata. Quindi l'intenzione è di ripristinare un equilibrio, invertire ad esempio la diminuzione della perdita degli insetti impollinatori, ridurre l'uso di pesticidi e tra le varie misure anche destinare parte delle superfici agricole, diciamo, ad elementi con elevata biodiversità. Presumo che questo intervento, questo elemento in particolare abbia fortemente causato delle preoccupazioni in ambito agricolo, però, mio personale parere, proprio chi lavora con l'ambiente naturale, quindi l'agricoltore stesso, dovrebbe essere in prima persona, preoccupato per questa tendenza, ovvero è proprio, la materia prima con cui lavorano che è, a rischio di degrado, che sta perdendo delle capacità di dare dei benefici. Assolutamente sì. Tra l'altro facevi menzione e riferimento proprio al tema dell'habitat e degli ecosistemi, quindi è un gancio perfetto poi per passare la parola per affrontare questo tema legato al ripristino della natura al direttore delle Torbiere del Sebino, Nicola Della Torre. Sì, buongiorno a tutti, sono Nicola Della Torre, un dottore forestale e sono il direttore della riserva naturale a Torbiere del Sebino. Torbiere del Sebino sono un'area umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar e sono anche un sito di rete Natura 2000 secondo la direttiva Habitat e la direttiva europea Uccelli che sono state citate prima, oltre a essere una riserva naturale regionale. In merito alla legge sul ripristino della natura, io mi pongo alcune domande, alcuni quesiti, principalmente due, cioè come pensiamo di fare tutto questo senza prima cambiare noi stessi? Quindi che viviamo in una società, in un'economia in espansione, che consuma risorse, che ha bisogno di allevamenti, di cibo, non siamo disposti a cambiare neanche la nostra alimentazione. E continuiamo ovviamente a consumare un enorme quantitativo di carne, oltre di quello di cui magari ne avremo bisogno. E come riusciamo a coniugare la conservazione e il ripristino della natura, con le necessità locali di sviluppo economico, territoriale? Come riusciamo a coniugarla con la costruzione di strade, parcheggi, piazze, aeroporti, infrastrutture? Perché questa è la tematica forse secondo me centrale di questa problematica qua. Molte volte si fanno delle leggi giuste,
che però trovano una difficile attuazione a livello locale, a livello territoriale. Basti pensare alle leggi sulla conservazione della natura. Ancora prima di ripristinarle, la direttiva Uccelli del 79 e la direttiva Habitat del 92 imponevano in tutta Europa l'istituzione di siti naturali per la conservazione di determinate specie habitat prioritari. Ancora adesso molti stati non hanno attuato la rete Natura 2000, non hanno istituito dei siti, anzi, ci sono molti siti senza un piano di gestione e non vengono ancora adesso magari attuate importanti tutele normative come la valutazione di incidenza, no? Basti pensare a quello che succede nei boschi e nelle foreste vergini del nord Europa, della Romania o della Polonia, che vengono disboscate in fretta e furia per la necessità appunto di mangiare, di sostenere quello che tutti noi chiediamo, quindi l'offerta, la domanda economica. E quindi mi chiedo come è possibile attuare una restoration law senza prima ripensare ai modelli economici, quindi senza rivedere quella che è la domanda e senza rivedere quelle che sono le necessità, insomma, quindi senza rivedere come coniughiamo questa ristorazione con lo sviluppo, anche perché se io voglio conservare, per esempio, dei prati, dei boschi o delle torbiere o delle zone umide, le devo ripristinare, ancora prima di ripristinarle devo tutelare e conservare. Quindi si scontra il ripristino già con l'urbanizzazione, l'allevamento intensivo e con l'agricoltura intensiva e con lo sviluppo economico. E quindi ci sono delle grosse, secondo me, problematiche a livello di attuazione concreta poi di questa legge, senza pensare poi ovviamente che le azioni di ripristino molte pensano che si sviluppino, non ho capito bene di dove si prendono anche i soldi poi per fare concretamente delle azioni di ripristino della natura, perché se poi dopo i finanziamenti sono sempre dedicati a infrastrutture, all'edilizia, molti anche giustamente, penso comunque a scuole, penso comunque allo sviluppo di questo tipo, quando i governi, sia nazionali e anche a livello regionale, poi dedicano risorse all'ambiente, al ripristino della natura, che sono veramente microscopiche rispetto a tutti gli altri grandi capitoli di bilancio. Grazie mille. Sì, in effetti tenere in equilibrio quelli che sono gli elementi cardine dello sviluppo sostenibile, quindi parte ambientale, la parte della società e la parte legata allo sviluppo economico, sono senz'altro tre temi sui quali senz'altro bisogna andare a riflettere e, come diceva bene Nicola, interrogarsi per uno sviluppo concreto poi anche di quella che è la parte legislativa che porterà avanti l'Unione Europea e poi verrà chiaramente tradotta coi decreti legislativi anche nei vari paesi dell'Unione Europea. Quindi questi sono senz'altro spunti da cui partire per iniziare una riflessione che in qualche modo poi si ripercuote anche sul tema della comunicazione della sostenibilità, senz'altro. Io passerei ad un secondo argomento, coinvolgendovi, infatti, ognuno di voi proviene da esperienze e contesti diversi. Abbiamo con noi il Museo delle Scienze di Trento, Acque Bresciane, un ente territoriale come le torbiere del Sebino. Vorrei provare invece a capire con voi, entrando un pochino più nel merito, quali azioni vostre, in capo a voi, potete invece descriverci perché le state intraprendendo magari in questo momento, in questi ultimi anni e in quale modo poi riuscite a tradurle concretamente in azioni, in attività concrete che siano in grado poi di dare
uno sviluppo legato chiaramente al ripristino della natura in quelli che sono i territori in cui operate. Lascerei anche in questo caso la parola al dottor Negra per il primo intervento, a cui chiedo nuovamente di riattivare l'audio. Grazie. Chiedo scusa, mi era scivolato in disattivazione automatica. E mi verrebbe da dire che proprio il tuo porre l'accento sulla dimensione culturale, quindi sulla comunicazione del fenomeno della biodiversità, della sua conservazione o del suo deterioramento, sia cruciale per rendere efficace qualsiasi intervento, perché ancor prima, mi verrebbe di dire, del reperimento dei fondi o dell'intersecazione delle attività per la conservazione della biodiversità con tutte le attività che caratterizzano qualsiasi nostra società contemporanea complessa, abbiamo un problema di legittimare la conservazione della biodiversità da un punto di vista del nostro approccio, della nostra percezione che abbiamo della biodiversità, perché spesso ancora nel sentire comune delle persone, ma non solo delle persone, degli stessi decisori politici, la conservazione viene percepita come un vezzo, come una bandiera portata avanti da pochi, a volte da persone fuori dalla realtà o da persone, come dire, animate da spirito romantico. In realtà la conservazione è, dal mio punto di vista, penso e spero condiviso da molta parte del mondo scientifico, è una nostra responsabilità nei confronti del processo della trasformazione della vita sul pianeta dall'origine ai giorni nostri. Noi esistiamo in virtù di processi evolutivi che hanno continuato a produrre biodiversità in risposta a trasformazioni ambientali. E interferire con questi processi, cancellando, tagliando dei rami che potranno generare biodiversità futura, è un gesto fortemente, come dire, lesivo nei confronti di un diritto alla biodiversità, se vogliamo chiamarlo così, delle generazioni future, ma è anche un gesto che può apparire da un certo punto di vista suicida, nel senso noi interferiamo con un processo che ha avuto inizio quasi 4 miliardi di anni fa e per il quale appunto questo tipo di interferenza sconsiderata potrebbe costarci più caro di quanto pensiamo. Quindi, in primis, dovremmo riuscire a trasmettere a tutti, dal bambino del ciclo scolastico elementare al politico di turno locale o europeo, un'idea della biodiversità come eredità comune condivisa della vita e come eredità preziosissima di cui noi siamo un prodotto. In questo modo forse arriveremo a un'idea, di biodiversità come un valore condiviso dall'intera umanità e quindi sulla quale l'intera umanità può impegnarsi. Non è un vezzo, non è, come dire, un'inclinazione di pochi, è una sorta di esigenza collettiva dalla quale dipenderà anche la qualità della nostra esistenza futura. Come fare questo? Non è facile. Si capisce, si percepisce, lavorando in un museo lo percepisco quotidianamente, che per moltissime persone, complici tanti aspetti della società contemporanea, che possono andare da eventi episodici sfortunati come il lockdown a un eccessivo coinvolgimento nella realtà virtuale che ci dà l'idea che tutto sia reversibile e che tutto possa essere continuamente resettato e che ci allontana invece dai meccanismi ecologici potenti, ma non sempre reversibili, della realtà reale, le persone spesso, come dire, ignorano, nel senso buono del termine, non sono consapevoli, non sono partecipi all'idea di essere dentro un sistema complesso e condiviso con molti altri organismi. Quindi la prima cosa che possiamo fare in un'istituzione che ha tra i suoi compiti istituzionali proprio la diffusione di una cultura scientifica, come persone che lavorano in un museo, è cercare di far percepire alle persone la biodiversità. Spesso le persone non hanno nemmeno lontanamente idea di quante specie di insetti possano vivere in un prato o di quanto varia sia la popolazione di zoo e fitoplancton dentro la goccia d'acqua di uno stagno. Quindi, facendo sperimentare questo tipo di biodiversità, tante volte si instilla una scintilla di perplessità all'inizio, magari di stupore, magari di meraviglia. E quando c'è la meraviglia, indubbiamente le persone faticano maggiormente a provare indifferenza nei confronti della distruzione di ciò che ha sollevato la loro meraviglia. Ecco, può sembrare, come dire, lo spostare il discorso sull'aspetto emozionale,
La biodiversità non va conservata per motivi emozionali, evidentemente ci sono profondi, potenti motivazioni scientifiche e razionali, però tante volte risvegliare l'emozione per la varietà di organismi che vive attorno a noi può essere un modo per, come dire, avvicinare le persone a una consapevolezza che poi si traduca o nell'azione o nella pretesa di azioni concrete e coerenti da parte del decisore. Assolutamente, assolutamente sì. Tra l'altro, sei ben riuscito, a coniugare proprio, quello che è il ruolo, del Muse sul territorio nazionale, non solo del Nord Italia, ma dell'intero paese, nel comunicare proprio questo aspetto legato alla biodiversità, perché all'interno del Muse c'è un mondo e all'interno di quel mondo c'è la possibilità di scoprire tutta una serie di elementi, non solo chiaramente legati alla biodiversità, ma sul quale sia gli adulti che i più piccoli, e mi riferisco in particolar modo agli studenti, hanno modo di comprendere temi importanti, fondamentali, partendo anche da questi aspetti legati alla sorpresa e alla conoscenza attraverso un modo chiaramente emozionale, come riportavi tu. Lascerei ora spazio a dottor Natalini per riportare invece quella che è l'esperienza di Acque Bresciane nella traduzione di questi concetti in azioni concrete. Certamente, mi accodo e condivido completamente quanto anticipato dal collega Osvaldo Nigra. Piccola curiosità, io stesso ho intrapreso un percorso di studi guidato da questa curiosità di scoperta, di interconnessione tra tutte le componenti che ci circondano. Ed è anche un elemento, un imprinting che porto con gli studi e cerco sempre di applicare una visione ecologica sui progetti su cui lavoro. Ecologica nel senso etimologico della parola, quindi oikos e logos, osservazione appunto della casa. Quindi assolutamente condivido. A livello concreto, in Acque Bresciane è stato realizzato un progetto pilota, e direi che questo è l'ambiente correttissimo in cui presentarlo, che è stato intitolato Torbiere Sostenibili. Questo progetto parte da una necessità di risoluzione di una problematica presente nel territorio del comune di Provaglio di Iseo, quindi una problematica relativa alle acque sfiorate che si riversano appunto sulle torbiere, sul parco naturale delle torbiere, e alla progettazione appunto di risoluzione di questa problematica si è affiancata una volontà di una visione nature positive, ovvero di andare oltre alla risoluzione della problematica e attuare dei progetti, un ulteriore sviluppo al fine di ripristinare anche parte dell'ambiente naturale. Nel dettaglio, grazie anche alla partecipazione dell'ente gestore del Torbiere del Sebino, sono stati finanziati lavori di ripristino e creazione di alcune di parte delle aree umide e la riforestazione, o meglio preferisco narrare, dirvi, la restituzione di un ettaro di superficie boscata all'ambiente naturale delle torbiere. Grazie. Tra l'altro, ecco, questo mi è un facile passaggio per dare la parola poi al direttore Nicola Della Torre rispetto a questo elemento e magari chiedo a lui anche se vuole darci anche alcuni elementi di conoscenza rispetto a quelle che sono le attività educative
che la Torbiera del Sebino offre al nostro territorio. Grazie mille, sì, io mi ricollego sicuramente a quello che ha detto a quel bresciano Francesco Natalini. Puntualizzo che ovviamente il progetto è stato realizzato dalle torbiere e non da Acque Bresciane, e Acque Bresciane ha partecipato con un cofinanziamento alla realizzazione di determinati interventi che ha proposto l'ente gestore, sul quale l'ente gestore della riserva ha ottenuto un finanziamento importante da parte di Regione Lombardia e ha portato avanti un processo per la valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti da parte della riserva. Ovviamente la disponibilità del gestore è stata per noi fondamentale, in quanto diciamo che Acque Bresciane con alcuni scarichi idrici impatta sicuramente positivamente sulla conservazione della biodiversità della riserva, per il quale direi che potrebbe anche essere ovviamente un obbligo di legge quello di Acque Bresciane di sistemare le problematiche. Ovviamente il coinvolgimento in un'azione positiva di valorizzazione dei servizi ecosistemici è stata molto e molto importante. Infatti, una di quelle, diciamo, azioni concrete che l'ente sta cercando di portare avanti la vedrei su due grandi filoni del Torbiere del Sebino. In primis è quello di ripristinare ovviamente e riprendere in mano il territorio, quindi quella biodiversità che è stata ereditata e generata nelle torbiere da parte della mano dell'uomo, perché ricordiamo che le torbiere del Sebino sono state generate quasi completamente su un impatto antropico dello scavo della torba, dello scavo dell'argilla, dell'utilizzazione del suolo, che poi dopo avevano susseguito un abbandono, tra virgolette. Quello che abbiamo fatto è stato quello di riprendere in mano, ripristinare dei prati stabili che erano abbandonati, ricreare nuove fasce boscate al margine, al confine della riserva come zona di protezione da una strada provinciale, lo scavo di canali, fossi che si erano interrati nel corso del tempo, la realizzazione di stagni per conservare la biodiversità della riserva. Ovviamente questo è un lavoro lento, è un lavoro costante, è un lavoro fatto di manutenzione sul lungo periodo. Oltre a questo abbiamo anche investito in progetti legati alla fruizione, quindi alla biodiversità per tutti, sistemando un percorso di accessibilità per le persone diversamente abili, creando nuove strutture didattiche, divulgative, informative per l'educazione ambientale. Oltre a questo, parallelamente, stiamo cercando di portare avanti un progetto sui servizi ecosistemici, quindi su quei servizi che la riserva offre gratuitamente al territorio circostante, e quindi sono essenzialmente servizi di assorbimento dell'anidride carbonica. Le zone umide sono uno dei maggiori accumulatori di anidride carbonica atmosfera. Un servizio di fitodepurazione naturale delle acque, grazie al canneto e grazie alla vegetazione palustre acquatica. Oltre a questo, abbiamo anche un servizio ricreativo di fruizione. Ecco, questi servizi vogliamo portare avanti quella che viene considerata proprio una valorizzazione anche economica, nel senso, se il territorio beneficia di questo, le torbiere hanno bisogno comunque di un introito economico per poter gestire al meglio, queste risorse. E quindi sono questi i progetti e le intenzioni che stiamo portando avanti. Grazie. Molto, molto bene, anche perché nella scala di interventi si è riusciti a entrare anche molto, molto nel merito, quindi nel concreto, come era stato richiesto. Passerei al terzo punto, riprendendo un po' anche il titolo di questo webinar, che rimanda di per sé all'importanza della comunicazione. Qualcosa è già stato detto,
ma vi chiederei di poterci raccontare effettivamente quali strategie comunicative, magari anche quelle più innovative che state sviluppando, accompagnano di per sé i vostri percorsi e quale impatto riuscite poi a riscontrare sia a livello di singoli, ma anche a livello di collettività da questo punto di vista. Dunque, mi verrebbe di sottolineare che al Muse potremmo dire di avere un caso esemplare, non esemplare da primi della classe assolutamente, intendo dire esemplare di come un processo culturale possa cambiare lentamente la percezione di uno spazio. Attorno all'edificio del Muse, nel progetto degli architetti del Renzo Piano Working, scusate, mi sono impaperato, del Renzo Piano Building Workshop, c'era la presenza di acque, però la finalità di questa ampia presenza di acqua, una sorta di canale circonda l'intero edificio e nell'approccio che si ha dalla strada principale, un altro specchio d'acqua, era in progettazione e questi corpi d'acqua avevano inizialmente una funzione, diciamo così, meramente estetico-architettonica. Dovevano servire da superfici riflettenti che dessero maggior respiro, maggiore visibilità all'edificio stesso. Nulla da obiettare, ovviamente la percezione estetica non può che essere migliorata dalla presenza di acqua, però con un lento confronto abbiamo cercato di trasmettere al mondo degli architetti anche l'idea che sarebbe stato gradevole, utile, ma estremamente funzionale anche alla nostra attività didattica e comunque di divulgazione di consapevolezza attorno alla biodiversità, che quest'acqua non fosse una mera superficie riflettente, bensì fosse un luogo di vita. E lentamente siamo arrivati a concordare un utilizzo e la realizzazione di uno di questi specchi d'acqua in forma di piccolo biotopo umido. Ovviamente il fondovalle della Valle dell'Adige, come tutte le aree fruibili all'agricoltura in ambiente alpino, ha subito, soprattutto negli ultimi 2 secoli, pesantissime trasformazioni che sono andate anche in direzione di cosiddette bonifiche, bonum facio, rendo buono, rendo utile all'agricoltura tutti quei terreni cosiddetti inutili che rappresentavano gli spazi di esondazione dei corsi d'acqua, quindi golene, lanche e via dicendo. E con loro sono scomparsi tutti gli organismi che li abitavano, in primis i popolamenti vegetali e a seguire l'entomofauna, la fauna vertebrata e via dicendo, che si sono notevolmente ridotte. Quindi abbiamo cercato e provato a supporre di fare un intervento in controtendenza, realizzare un piccolo specchio d'acqua che è stato, diciamo, messo a punto con conoscenze di una serie di colleghi botanici che già avevano esperienza in interventi di ristorazione ambientale, di ristorazione, restoration, scusate, ristorazione suggerisce qualcosa di alberghiero, evidentemente, e restauro ambientale, forse sarebbe più opportuno dire così, e quindi facendo anche uso di molteplici esemplari, circa 80 specie diverse per alcune migliaia di esemplari di piante acquatiche o dei luoghi umidi coltivate all'interno di un vivaio provinciale, è stato realizzato uno specchio d'acqua la cui superficie complessivamente attorno ai 600 metri quadri tra superficie acquatica pura e superfici temporaneamente o permanentemente allagate con acque basse ha permesso la messa a dimora di tutta questa componente vegetale. Non ce lo aspettavamo, sinceramente, ma diciamo la piantumazione è finita all'inizio della primavera di 2 anni fa e dopo 3 mesi, diciamo in piena estate, già moltissimi organismi abitavano lo specchio d'acqua. Moltissimi organismi, evidentemente privilegiamo specie alate, dagli uccelli agli insetti che sono arrivati attratti da questo nuovo spazio da colonizzare. Però noi stessi ci siamo stupiti della rapidità con cui un ambiente che da un punto di vista della genesi è completamente artificiale, pur con tutta una serie di attenzioni a diversificare la batimetria, la profondità dell'acqua, la forma delle rive, il tipo di suoli presenti e via dicendo, con che rapidità sia stato colonizzato da organismi selvatici. A distanza appunto di circa 2 anni, ora l'ecosistema, diciamo, forse lo potremmo considerare non in una condizione di climax, decisamente no, però
ben assestato e abbiamo cominciato a renderlo fruibile. Non mi piace tanto la parola valorizzabile perché il valore è intrinseco, non ha bisogno di una valorizzazione. Fruibile, nel senso, abbiamo cominciato a farlo percorrere a scolaresche o a gruppi di ragazzi, e cercando di indurre in loro un processo di scoperta. Quindi lo strumento è uno strumento abbastanza consolidato, non particolarmente nuovo, quello di un diario di natura che li accompagna, cioè un quaderno, per intenderci, di esperienze in cui si suggeriscono tutta una serie di indagini da fare in prima persona sull'ambiente circostante, da annotare i richiami che si sentono nel raggio di qualche decina di metri dal punto in cui ci si trova, piuttosto che individuare tutte le specie vegetali che in quel momento stanno fiorendo o stanno fruttificando, per arrivare a un risultato complessivo che dovrebbe essere una sorta di percezione della complessità, di essere in un sistema che è forse più complesso di quello che si ipotizzava all'inizio, e all'interno delle quali sono evidentemente in atto tutta una serie di relazioni tra organismi. Cioè, il nostro auspicio, e da un certo punto di vista mi verrebbe di dire il nostro successo, sarebbe se la persona che percorre il biotopo uscisse alla fine della mezz'ora, dei 40 minuti che ha trascorso all'interno, con una percezione in qualche modo rincuorata in termini di sia il numero di organismi presenti, sia complessità di relazioni. Quindi un sistema più vario e un sistema più complesso di quello che si supponeva prima di entrare. Beh, direi un aspetto decisamente importante per quanto riguarda appunto la comunicazione anche di un progetto che aveva e che ha avuto un impatto architettonico, ma che poi si è tradotto nel concreto anche da un punto di vista esperienziale per il ripristino della biodiversità e per far conoscere effettivamente a chi visita il museo anche determinati aspetti che il dottor Negra è entrato e è stato in grado di presentarci così bene. Io rivolgo la medesima domanda rispetto alle strategie comunicative anche a Francesco, chiaramente rivolgendomi a un ente come Acque Bresciane, che ha la gestione del servizio idrico integrato della provincia di Brescia come propria mission. Grazie. Condivido, anzi, trovo davvero interessante questo processo di scoperta, questa diciamo, presa di coscienza della biodiversità che ci circonda attraverso un percorso quasi di esplorazione, giocoso. Tale percorso è stato anche ripreso nel progetto delle torbiere del Sebino, in parte creando una partecipazione, facendo partecipare parte del personale nella messa a dimora di alcune specie, il semplice atto di effettuare la messa a dimora di piccole piante, penso sia un elemento davvero importante in modo da far comprendere effettivamente cosa significa questa azione, in modo da poter far capire, diciamo, al fruitore, se mi passate questo termine, l'evoluzione stessa del luogo in cui si trova, ovvero colui che va a mettere a dimora una pianta può avere l'opportunità di vedere come quell'ambiente si va a definire nel tempo, quindi la sua evoluzione. Certamente l'ambiente poi è definito sia da elementi blu, quindi dall'acqua, ma anche da questo punto di vista, visto che stiamo parlando di un progetto, una riserva naturale, di elementi verdi. Grazie. Grazie, e ricollegandomi a questo, ripropongo la medesima domanda legata alla strategia comunicativa, che invece è in grado di portare avanti una realtà come le torbiere del Sebino rispetto alle proprie
strategie legate appunto alla conservazione di un territorio, avendo poi un impatto non solo ambientale, ma anche dedicato ad alcune attività esperienziali legate al far vivere quel luogo e anche a noi persone, ecco, visto che il calendario di attività delle torbiere è sempre bello denso di appuntamenti anche molto molto interessanti. Grazie, sì, la nostra mission principale è sicuramente quella della conservazione della natura, della biodiversità e della realizzazione di interventi, però non saremmo nessuno se non riuscissimo a comunicare questi interventi che facciamo a tutto il pubblico e a tutti i fruitori della riserva, perché solo così noi possiamo essere comunque un'identità riconosciuta, chiara, precisa, che svolge qualcosa, perché ci siamo accorti che nel tempo passato le torbiere o l'ente che gestiva le torbiere non era effettivamente riconosciuto dai cittadini, dai fruitori, da chi visitava le torbiere, non si sapeva che cosa facesse. Quindi abbiamo cercato in questi anni di portare, di aumentare la comunicazione dei nostri interventi, cercando di coinvolgere il territorio, i cittadini, in particolare il coinvolgimento di quella fascia di età della scuola elementare o dei bambini per noi è fondamentale per cercare di creare in loro una nuova mentalità ecologica che possa già da subito sapere e concepire quali sono i valori della biodiversità e della natura. Abbiamo quindi visite guidate, laboratori per bambini, collaboriamo con associazioni, guide naturalistiche, abbiamo realizzato diversi progetti, Scuola in Natura, per esempio, è uno di quelli in cui abbiamo scelto delle classi filtro dei tre comuni e le abbiamo portate in riserva a fare una lezione scolastica di un giorno intero, quindi slegarli dai banchi e portarli all'interno della riserva. Con la collaborazione di Acque Bresciano abbiamo realizzato anche i campi estivi, li faremo anche a giugno quest'estate, 2 settimane di campi verdi in cui si faranno diverse attività. Oltre a questo, utilizziamo diversi supporti per la comunicazione per raggiungere. Realizziamo un calendario ogni anno con un concorso fotografico, coinvolgiamo associazioni, guide, fotografie. Abbiamo installato recentemente, stiamo installando una nuova cartellonistica che sappia dare un messaggio chiaro e preciso di quello che è la riserva e di quello che stiamo facendo. Cerchiamo di essere più presenti sul territorio. Abbiamo infine realizzato un ricco calendario di eventi che abbiamo appunto chiamato una riserva naturale da vivere, quindi scoperta la natura che accompagna allo scoperta della meraviglia, proprio per dare al visitatore, informare il visitatore o dargli una fruizione di qualità per cercare di insegnargli qualcosa. Quindi il nostro obiettivo è insegnare qualcosa a una persona che poi magari la insegnerà a 2 persone e queste due le insegneranno ad altre persone e così si diffonde la sostenibilità, la conservazione della biodiversità e il valore della riserva. Quindi tutto questo è in grado di generare un valore positivo per tutto il territorio. Beh, direi che una comunicazione efficace è anche senz'altro una comunicazione che è in grado di in qualche modo autorigenerarsi con un effetto, mettiamolo così, un po' a cascata tramite il passaparola e tramite le conoscenze. Quindi direi che anche questo aspetto entra in modo molto preciso sul tema del webinar di oggi. Io vi sottoporrei l'ultimo, il quarto quesito che c'eravamo dati da affrontare, entrando ancor più nel merito e legandoci in qualche modo anche all'attività della nostra fondazione, di Fondazione Cogeme, perché la nostra realtà da sempre
lavora al servizio delle comunità locali, cercando di fornire chiaramente degli strumenti utili agli amministratori locali che poi auspicabilmente, perdonatemi, possano effettivamente influire su quelle che sono le politiche pubbliche con un orizzonte, con un obiettivo, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità. E rispetto a questo, mi piacerebbe avere da ognuno di voi, anche per il vostro ruolo, un'indicazione su quali potrebbero essere delle azioni con un impatto efficace che le amministrazioni locali possano attivare e rivolgere alla tutela della biodiversità, chiaramente rivolgendoci a realtà locali di piccole e medie dimensioni. Quindi quali azioni effettivamente le amministrazioni locali possono mettere in campo per valorizzare la biodiversità dei propri territori, magari tralasciando quelle che sono invece le pratiche più in voga, legate magari alle piantumazioni, che invece negli ultimi anni, chiaramente con anche buoni risultati, si stanno portando avanti. C'è qualcosa di nuovo che le amministrazioni comunali potrebbero attivare per rendere le proprie comunità più attente all'ambiente? E dare dei consigli è sempre difficile e tante volte può risultare anche poco gradevole. E mi verrebbe di dire che le amministrazioni, soprattutto le piccole amministrazioni, a volte possono avere difficoltà, problemi ad accedere a una quantità di informazioni sufficiente a valutare quella che è la soluzione migliore da mettere in atto in qualsiasi pratica di gestione territoriale. E quindi da un certo punto di vista mi sembrerebbe opportuno che si affidassero a un paio di, come dire, pilastri. Qualsiasi porzione di territorio con un minimo di naturalità, con un minimo di naturalità significa che non sia il parcheggio asfaltato di un centro commerciale, è sede di un pur limitato, pur degradato ecosistema. Quindi, in primis, attenzione all'uso del territorio. Ogni forma di cancellazione di naturalità, se può essere evitata, andrebbe aprioristicamente evitata, nel senso che il territorio è prezioso per la condivisione con le altre specie viventi. In questi termini, qualsiasi trasformazione territoriale che non sia considerata rigorosamente necessaria o che non abbia un'alternativa meno impattante in termini di erosione di territorio, andrebbe evitata. Faccio un esempio. Spessissimo ci sono anche degli approcci che generano confusione. Si dice che la realizzazione di una pista ciclabile è un elemento da applaudere perché è un intervento di tipo ecologico, di tipo sostenibile. Oppure la messa in sede di pannelli solari. Tutto vero, una pista ciclabile promuove una modalità di spostamento assolutamente ecologica, a basso rilascio di CO2, evidentemente, e i pannelli solari ci permettono di intercettare l'energia luminosa, tutto vero, però se la realizzazione della pista ciclabile significa ridurre ulteriormente la fascia di vegetazione riparia sulle rive di un lago o di un corso d'acqua, la pista ciclabile diventa un intervento pesantemente impattante sulla biodiversità. Lo stesso dicasi per i pannelli solari, se li posizioniamo sui tetti di una superficie industriale va benissimo, ma se sacrifichiamo all'utilizzo con pannelli solari delle superfici di prati polifiti, evidentemente stiamo di nuovo impattando sulla biodiversità. Evidentemente a volte le piccole amministrazioni possono non essere sufficientemente, come dire, informate da scegliere la soluzione maggiormente conservativa per la biodiversità. A questo punto mi verrebbe da dire fondamentale l'interfaccia con tutte le istituzioni territoriali che producono conoscenze relative allo stato della biodiversità e quindi ci metto i musei, l'università, qualsiasi ente si occupi di studi territoriali finalizzati alla conoscenza della biodiversità e della conservazione. Quindi cercare di interfacciarsi con fiducia, con le istituzioni che promuovono le conoscenze e in molti casi cercare di evitare di farsi illudere da soluzioni troppo semplicistiche. Inoltre, pensare che spessissimo le caratteristiche territoriali che
che a volte nella percezione, come dire, sia dell'amministratore che della persona comune, possono a volte sembrare elementi di arcaismo, ma questo territorio, che ne so, ancora i muretti a secco, potremmo fare una strada decisamente più comoda. Il muretto secco è un elemento che evidentemente testimonia un utilizzo passato, ma è ormai diventato sede di un determinato tipo di associazione vegetale. Quindi ben venga la conservazione di un muretto a secco, anche se potrebbe apparire una traccia di arcaismo, qualcosa che l'amministratore vorrebbe eliminare per svecchiare il territorio. Ecco, cercare di rivalutare tutta una serie di tracce dell'utilizzo anche passato del territorio come elementi identitari della cultura di chi ci ha preceduto, che ha vissuto in questi luoghi, e elementi identitari di una forma di biodiversità che si è assestata su trasformazioni passate. Quindi non pensare che la valorizzazione di un territorio passi attraverso necessariamente la trasformazione e passi attraverso l'omologazione su degli standard che sono quelli per cui una ciclabile, appunto, deve essere fiancheggiata da un prato verdeggiante nel quale sono stati piantumati una serie di arbusti ornamentali. Benissimo che la ciclabile sia fiancheggiata dalla siepe, che magari rappresentava la normale bordura tra campi dove è stata realizzata la struttura stessa. Ecco, non credere sempre che la trasformazione ad ogni costo sia una miglioria. A volte la conservazione passa attraverso il non intervenire ulteriormente. Certo, tra l'altro il tema della cultura è riemerso a più riprese durante l'incontro di oggi e credo che questo aspetto sia effettivamente determinante quando si va a parlare di un tema come quello della biodiversità, soprattutto in un'ottica di conservazione e di comunicazione di questo aspetto. Lascerei la parola a Francesco per quanto riguarda Acque Bresciane nel entrare un pochino nel merito di alcuni suggerimenti legati magari al servizio idrico integrato per una migliore o una più efficace gestione da parte delle amministrazioni comunali. Mi collego a quanto detto da Osvaldo. Una delle principali cause di perdita di biodiversità è il cambio d'uso del suolo, quindi diventa molto importante conservarlo. Per nostra fortuna, oggigiorno ci sono diverse, molte, moltissime tecniche per recuperare gli ecosistemi degradati che spaziano appunto da quelle più tradizionali, quali la riforestazione, alla stessa conservazione del suolo, all'utilizzo delle nature-based solution, quindi soluzioni basate appunto su soluzioni naturali, scusate, finalizzate per il ripristino dell'equilibrio ecologico, promuovendo appunto l'utilizzo di elementi naturali, oppure ulteriori interventi quali limitare l'agricoltura intensiva e favorire elementi di continuità nella rete ecologica. Quindi davvero le soluzioni sono moltissime. Mi vengono in mente anche le aree di infiltrazioni forestali al fine di ricaricare le falde acquifere. Quindi ci sono davvero una serie di strumenti molto importanti, vari. Quello che è importante è rispettare la vocazione, a mio parere, di un territorio, quindi capire le reali esigenze, e creare una rete di competenze utili a comprendere e a realizzare tutte le opere, sia dal punto di vista realizzativo, quindi opera stessa, sia dal punto di vista pianificatorio necessario all'implementazione appunto della biodiversità. Tra l'altro, parlando proprio di governance del territorio che spesso le amministrazioni comunali applicano, tornando un po' al tema dell'acqua per poi ricongiungermi all'elemento delle Torri Verdi del Sebino, spesso, non solo negli ultimi anni, ma ormai già da tempo, un elemento cruciale è il reticolo idrico minore, che spesso in moltissimi casi è stato sacrificato
a vantaggio di altre soluzioni che invece negli ultimi anni, sempre più spesso, anche a causa di quelle che sono le nuove tipologie di piogge che abbiamo sul nostro territorio, poi comportano tutta una serie di difficoltà legate all'allagamento, ma anche a tutto l'aspetto legato all'idrogeologia del territorio, che portano diverse conflittualità che poi i comuni negli ultimi anni si sono trovati a dover affrontare, spesso operando anche con la realizzazione di vasche di contenimento, laminazione, eccetera. Quindi anche l'aspetto del reticolo idrico minore, della sua conservazione e di questo approccio legato alla cultura, spesso davvero ci mettono di fronte a soluzioni che potrebbero essere legate nel concreto al ripristino di soluzioni legate alla tradizione. Ecco, mi viene un po' in mente questo e lascerei l'ultima riflessione al direttore delle Torbiere del Sebino. Grazie, sì, pulire e mantenere i fossi e i canali è un'attività fondamentale. Attualmente si stanno interrando tutti, l'acqua non resta più, defluisce velocemente, non si autodepura. Uno strumento importante che possono avere i comuni è sicuramente quello dell'attuazione della rete ecologica all'interno delle convenzioni, degli strumenti urbanistici. E quindi legato magari all'attuazione di piani attuativi o di altri interventi o permessi di costruire. Molte volte i comuni tendono o a monetizzare oppure tendono a fare di quelle opere di urbanizzazione, magari sono parcheggi o sistemazione di piccole cose. E in quel caso lì possono giocare un ruolo fondamentale le misure di conservazione, di implementazione della rete ecologica. Ovviamente, se ben studiate, ben pianificate, possono diventare un'arma in mano ai comuni, in quanto se il privato non c'è più niente da fare, quel prato va costruita la casa, dice quantomeno allora il prato in parte magari me lo ripristini, me lo conservi, me lo piantumi, mi scavi il canale, lì c'è un corridoio ecologico, il corridoio ecologico va implementato, va tutelato. C'è una recinzione, bisogna fare degli interventi magari per la fauna, quello può essere uno strumento. Ovviamente questo implica tanta conoscenza anche ovviamente dell'importanza della rete ecologica. Poi bisognerebbe cercare anche di far capire che anche un'esternalità negativa sull'ambiente, diciamo, è un costo in qualsiasi intervento che si faccia, se ha un'esternalità negativa è un costo e bisognerebbe cercare di compensarlo, di mitigarlo o di recuperarlo. E le amministrazioni poi, secondo me, non dovrebbero magari più aver paura di nascondere i soldi sottoterra. Una volta si diceva così, quando costruivano magari alcune infrastrutture, ad esempio le fognature o altri interventi che la cittadinanza non vedeva. Si diceva che si nascondevano i soldi sottoterra e quindi che l'intervento non aveva una facciata pubblica e quindi non era un'opera pubblica, il cittadino non la vedeva e l'amministrazione comunale non aveva realizzato niente e quindi non andava più votata alle prossime elezioni perché non si era visto niente di quello che aveva fatto. E adesso invece si cerca sempre di fare l'inaugurazione del tagliere nasso, far vedere la grande opera, quando magari anche alcune piccole azioni che si potrebbero fare, che magari non hanno tante visibilità, potrebbero avere un valore enorme nella conservazione della natura. E con questo vi ringrazio e ho concluso. Direi che sono emersi diversi aspetti interessanti. Chiaramente sono consapevole del fatto che l'argomento legato alla comunicazione della sostenibilità in chiave biodiversità come l'abbiamo affrontata oggi non può certo esaurirsi qui, però ecco, evidenzierei il fatto che diversi spunti di riflessioni sui quali poter lavorare e sui quali cercheremo di lavorare anche attraverso questa nuova edizione del Festival Carta della Terra,
sono ben emersi e insomma risultano e si palesano con forza. Su questi temi, inoltre, sarà importante che le comunità locali, gli enti territoriali, il nostro paese e di riflesso anche l'Unione Europea continuino chiaramente ad investire per definire un quadro chiaro e utile allo sviluppo sostenibile della nostra società tutta. Ecco, io insomma con questa prospettiva ringrazio tutti i nostri relatori, in rappresentanza sia del Muse che di Acque Bresciane che dell'Ente delle Torbiere del Sebino. Chiaramente ringrazio anche gli spettatori, tutti coloro che avranno modo di rivedere nel tempo questo webinar che è stato curato dalla Fondazione Cogeme e che chiaramente, come dicevo, riprenderemo senz'altro anche durante gli appuntamenti del Festival Carta della Terra. Approfitto per ringraziare e salutare tutti. A presto.